operativo i medici di base. Buongiorno. Solo due parole di introduzione. Abbiamo insediato oggi la Commissione Sviluppo Sanità, che è stata istituita all'inizio di luglio e annunciata già nella seduta di giunta del 27 giugno. Una commissione composta da attualmente da 12 personalità del mondo della sanità, del mondo che si occupa di questi temi, presieduta dal professor Umberto Veronesi. Una commissione che durerà per tutta la legislatura, che avrà compito di valutare il sistema sociosanitario lombardo, di proporre e suggerire miglioramenti e di effettuare un costante monitoraggio del sistema stesso per consentire alla Giunta, a noi, gli assessori, di intervenire per rendere sempre più efficiente un servizio, un sistema che già è a livelli di eccellenza. Lascerei la parola al vicepresidente Mantovani e poi l'assessore Cantù, che sono gli ideatori e i sostenitori di questa importante, i muratori di questa importante novità. Grazie. Bene, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Come sapete si è insediato questa mattina questa Commissione Sviluppo del Sistema Sanitario Lombardo, fortemente voluta dalla Presidenza, da noi, per affrontare uno dei temi fondamentali dei nostri 5 anni di governo, che è la riforma del sistema sanitario di Regione Lombardia. Consapevoli che è una responsabilità, del resto le responsabilità ce le accogliamo per intero. Sappiamo che è un buon sistema sanitario, quello lombardo, forse uno dei migliori sul piano europeo, ma siamo anche consapevoli che le nuove sfide ci chiedono di affrontare con maggior concretezza, con maggior attenzione, quello che è un sistema che funziona ma che sicuramente può dare di più. In un momento difficile del Paese, che è quello della crisi economica, che è quello della riduzione dei trasferimenti di Stato, quindi ci chiediamo subito come mantenere questo buon livello e migliorarlo in un tempo difficile come l'attuale. Di fronte anche alle nuove sfide che sono il tema della ricerca, il tema della scoperta di nuove modalità cliniche, di nuove modalità di intervento, di nuovi farmaci, di fronte a una crescita del bisogno di salute, perché cambiano i riferimenti rispetto al passato. Oggi un grande intervento si fa in pochi giorni rispetto al passato, ma abbiamo il tema della cronicità che va invece affrontato con attenzioni diverse, con una disponibilità diversa rispetto al passato. E allora io direi che oggi la politica fa anche un gesto di umiltà, che non è quello di decidere quello che noi abbiamo scritto nel programma elettorale, certo, lo abbiamo scritto perché convinti, perché consapevoli, lo abbiamo approvato in Consiglio regionale, ma abbiamo anche deciso di confrontarci con chi fa dell'attuale professione e quindi della propria espressione di vita in termini di professionalità e di lavoro, amministra proprio i servizi sanitari, sia sul piano scientifico, sul piano clinico, ma anche sul piano economico. Abbiamo i rettori dell'università, abbiamo direttori scientifici di grandi ospedali, abbiamo il professor Veronesi, che credo sia noto a livello mondiale, insomma abbiamo ordinari di gestione sanitaria alle università lombarde. Insomma, io credo che confrontarci oggi con la scienza sia un gesto, come dire, di riconoscenza e di riconoscimento di quello che è la loro attività, ma di quello che è anche un confronto che riteniamo necessario e indispensabile per poter applicare al meglio la responsabilità della politica. Questo è il senso di questa consulta che abbiamo voluto, di questa commissione che durerà 5 anni, alla quale siamo ricorsi per la riforma della salute, ma alla quale ricorreremo anche nei momenti di difficoltà che può oggi la sanità lombarda affrontare. Per esempio mi riferisco al tema di stamina, che è un problema così vivo e così attuale, a cui potremmo naturalmente chiedere
una proposta, un'attenzione di fondi a problemi di coscienza che francamente tante volte ci sentiamo di assumere, ma che se abbia il conforto della scienza le assumiamo con maggior serenità. Io non ho molte altre cose da aggiungere, se non che abbiamo già fatto anche in questo insediamento alcune richieste, per esempio se il tema della libertà di scelta del cittadino in tema di salute in Lombardia è garantito al massimo, perché questo è uno dei nostri obiettivi, se siamo in grado di garantirlo anche per il futuro, visto l'attuale situazione. Di fronte al maggior bisogno di salute, come può essere coniugato con la sostenibilità economica, perché questo è un altro degli aspetti, e guardo il rettore dell'università con una certa preoccupazione, professori della Bocconi, professori della Statale, li guardo non mi guardano con sospetto, ma è uno dei temi fondamentali oggi, quello se il sistema economico regge il maggior bisogno di salute, a cui comunque dobbiamo dare una risposta. Questo è. Poi per esempio il tema della competizione pubblico-privato, pubblico convenzionato, meglio, per usare una terminologia più moderna e forse in un'accezione meno più nobile, ecco, quella del pubblico convenzionato, e se esistono delle forme di collaborazione che possono migliorare, perché insomma noi abbiamo problemi, il problema delle liste d'attesa, il problema della cronicità, i problemi della farmaceutica, tutti i problemi che insieme vorremmo affrontare. Il tema della ricerca non è ultimo, perché è uno degli aspetti straordinariamente importanti. Qui abbiamo dei ricercatori di fama mondiale, quindi ci rivolgiamo anche a loro su uno degli aspetti che in Lombardia vorremmo valorizzare. Il tema della formazione degli operatori sanitari e dei professionisti della sanità è un altro degli aspetti che abbiamo sottoposto. Il tema della compartecipazione, se è una modalità, parlo del ticket, che noi vorremmo eliminare nel momento in cui avremo la possibilità di farlo sul piano economico, ma che se può rappresentare una mortificazione per l'accesso alle cure, l'attuale sistema, o se invece può diventare come può essere un uso responsabile del sistema sanitario. Infine, perché no, il tema dell'internazionalizzazione del sistema sanitario lombardo. È un grande punto di domanda che però ci sentiamo di porre, consapevoli e forti di sapere che abbiamo degli ottimi professionisti, dei buoni ospedali, dei buoni medici, delle persone in gamba, dei ricercatori di fama, abbiamo anche qualche rientro dall'estero, e questo ci inorgoglisce, perché vuol dire che sul piano della salute possiamo davvero fare grossi passi avanti. Io mi fermo qui, cedo alla mia collega la parola per un intervento sulle tematiche sociosanitarie. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo chiesto ai componenti della Commissione Sviluppo Sanità di cimentarsi in un compito decisamente arduo, estremamente sfidante, per il quale profonderemo ogni sforzo utile nella logica di migliorare ulteriormente quello che è sicuramente un sistema sanitario e sociosanitario di eccellenza, ma che, come ricordavo gli autorevoli componenti della Commissione, ci deve interrogare, indurre a correggere sul quanto ci costa. Sappiamo che vi sono degli ampi spazi di miglioramento competitivo dal punto di vista della capacità di risposta ai bisogni sanitari e sociosanitari dei cittadini lombardi, soprattutto agendo sulla marginalizzazione delle prescrizioni inappropriate, dei consumi non necessari, valorizzando moltissimo la medicina territoriale, che soprattutto con riguardo a tutte le patologie cronico-generative può dare moltissimo, in una logica di integrazione di continuità assistenziale ospedale-territorio, superare una visione eccessivamente ospedalocentrica che ci impone anche un ripensamento rispetto a quello che è il rapporto tra pubblico e privato accreditato. Noi sappiamo che questa, come ricordavo poc'anzi in occasione delle riflessioni che abbiamo avuto modo di trasferire ai componenti della Commissione, è sicuramente un'idea molto qualificante del sistema lombardo. La competizione pubblico-privato deve essere orientata alla migliore tutela degli interessi pubblici in gioco, e quindi agendo in maniera forte e significativa per valorizzare la rete
degli ospedali pubblici con riferimento a tutte le attività prestazionali che sa fare bene e può fare ancora meglio, e chiedendo invece al privato accreditato di erogare ciò che il pubblico non sa o non riesce a fare adeguatamente. Questo quindi sviluppando anche meccanismi di controllo delle performance, di vendor rating, che saranno una delle grandi sfide che dovremo approcciare in occasione della revisione delle regole dell'accreditamento istituzionale. Grazie. Bene, chiudiamo in bellezza, dando la parola al Presidente della Commissione, Professor Umberto Veronesi. Grazie, buongiorno a tutti. Sono ovviamente molto lieto di assumere questo incarico di coordinare un gruppo di persone, in parte da me conosciute, di altissimo livello culturale e scientifico. Questo mi dà grande gioia nel futuro modo di lavorare che avremo. Come è stato detto, queste 12 persone, questi 12 nomi sono stati scelti nel mondo scientifico, nel mondo della scienza. Quindi implicitamente vuol dire che i nostri amministratori vorrebbero vedere le nuove informazioni scientifiche, ecco, introdotte nel massimo possibile, nella quantità maggiore possibile, nell'attività medica e sanitaria della regione. Questo ci fa molto piacere, perché la scienza ha avuto una quantità di rivoluzioni negli ultimi 10 anni, dal DNA, le nuove tecnologie di ogni tipo, alle cellule staminali, alla trapiantologia, alla rivoluzione etica, per cui oggi dobbiamo affrontare pazienti in maniera totalmente diversa rispetto al passato. Quindi abbiamo molto da lavorare per cercare di far entrare dei concetti nuovi in un sistema eccellente, questo lo sappiamo, la medicina lombarda è di ottima qualità, ma il mondo corre, la scienza corre, e dobbiamo rapidamente aggiornarci sulle nuove avventure. Quindi vorremmo introdurre queste novità nel mondo della scienza, oppure solo i principi generali della scienza, cioè dell'oggettività, della ricerca clinica misurata e sicura e oggettiva. Vorremmo farli entrare nei vari settori, nella medicina diagnostica, nella medicina terapeutica, nella medicina socio-assistenziale, nella medicina preventiva. Sono 4 grandi aree che dobbiamo affrontare, magari ognuno di noi prendendosi a cuore maggiormente una o l'altra o l'altra, 4 aree in cui vorremmo, da cui vorremmo alla fine estrarre un documento finale il più rapido possibile, perché anche se abbiamo 5 anni davanti a noi, teoricamente noi vorremmo darvi molto prima, magari entro un anno, massimo un anno e mezzo, già una prima proposta di cosa fare e come fare, perché poi la proposta è facile da stilare e da presentare, e poi è difficile da realizzare, occorreranno anni o decenni per poi modificare intelligentemente la sanità. Quindi abbiamo un lavoro molto intenso che noi faremo e speriamo di condurre con molta alacrità, con molta buona volontà. Su questo posso dare assicurazione a tutti, e ringrazio ancora per aver pensato a noi. Grazie. Grazie. La Commissione, come è stato detto, avrà durata per l'intera legislatura, l'incarico sarà a titolo gratuito, ma ci aspettiamo un contributo importante di affiancamento nel lavoro della legislatura, ma subito all'inizio ci saranno alcune questioni, alcuni temi rilevanti che sottoporremo all'attenzione della Commissione, per avere dalla Commissione, che lo ripeto, una Commissione indipendente fatta di esperti del settore sanità, ma anche di chi si occupa di sanità dal punto di vista economico, dei conti. Vogliamo avere le risposte, le proposte, che poi tradurremo in provvedimenti
normativi o organizzativi. Io ringrazio ancora il professor Veronesi, ringrazio tutti i professori che hanno accettato questa sfida, garantisco loro ovviamente tutto il sostegno e supporto della Regione da tutti i punti di vista, e mi auguro che questa iniziativa possa davvero portare ai risultati che ci attendiamo, cioè un monitoraggio del sistema sanitario lombardo e idee proposte per renderlo sempre più efficiente e sempre migliore. Abbiamo parlato anche dei rapporti internazionali, perché noi vogliamo che Lombardia abbia un riferimento con tutte le best practices in giro per il mondo, e quindi anche questa dimensione internazionale sarà sviluppata. Da ultimo abbiamo accennato alla rilevanza che i lavori di questa commissione possono avere per Expo. Expo è nutrire il pianeta, e come dico sempre non è solo il problema dar da mangiare a chi non ce l'ha, ma anche nutrire meglio chi si nutre male. Gli stili di vita che impattano fortemente sui conti e sui sistemi socio-sanitari, in particolare della Regione Lombardia. Quindi un'occasione straordinaria che vede la Regione protagonista, che vuole vedere, che vedrà certamente la Regione protagonista sul tema, per portare ad Expo delle proposte che possano essere valide su questo tema, in questa direzione. Come affrontare il tema di Expo anche dal punto di vista del miglioramento del sistema sociosanitario. Bene, se ci sono domande sul tema. Io volevo fare una domanda al professor Veronesi e poi una domanda agli assessori o al presidente, insomma, che ritiene. Professor Veronesi, visto questo passo indietro, insomma, che fa il passo indietro che fa la politica, che è forse la prima volta che succede, mi permettevo di chiedere a un luminare come lei, uno dei temi l'ha già sollevato l'assessore Mantovani, rivedere o comunque riesaminare il rapporto pubblico-privato. Alcuni sostengono che ha portato a delle distorsioni, che questa riforma col tempo si è sbilanciata dando troppo spazio ai privati. Ci sono temi ad esempio come quelli dei fondi per le funzioni non tariffabili che hanno portato a delle degenerazioni. Ecco, secondo lei una cosa si potrebbe fare per riequilibrare o comunque per evitare che si ripetano dei fenomeni che sono accaduti e che sono stati anche oggetto di inchieste? Sì, grazie alla domanda. Purtroppo non sono in grado di dare una risposta così sintetica come sarei costretto a fare in una conferenza stampa. Voglio dire che io sono stato tra i relatori, preparatori del Servizio Sanitario Nazionale, la legge del 1978, che aveva appunto, è stata una grande rivoluzione, direi, in Europa, nel mondo, perché è stata, oltre a quella inglese, la prima a garantire a tutti i cittadini la sanità, la sanità pubblica o privata, gratuitamente. Quindi l'obbligo che noi ci dobbiamo assumere è quello che ogni cittadino abbia la possibilità di scegliere e la possibilità di farsi curare con la minor spesa possibile. Che poi questo sia erogato da un ente pubblico, da un ente privato, è in qualche maniera un problema amministrativo, politico, che non riguarda questa commissione. Noi non siamo qui per dire che è meglio un tipo o un altro. L'essenziale è che il diritto del cittadino sia rispettato, che vuole farsi curare bene e senza spesa. Ecco, invece poi al Presidente e ai due assessori, perché siete tutti coinvolti, il tema della libertà di scelta. Di recente c'è stata, non so se è una polemica o no, ma insomma il tema dei voucher nel socio sanitario. E no, ancora. Volevo capire qual è effettivamente, se c'è una riforma, se non ci sarà, se cambierà qualcosa, perché forse non l'ho capito io, ma insomma ci sono state delle opinioni forse diverse. All'ordine del giorno abbiamo già risposto, tutto il resto è nelle mani della Commissione, che dovrà dirci su tutti gli aspetti del sistema sanitario, del sistema sociosanitario, l'opinione sulla base dei risultati finora ottenuti da questo sistema e come migliorarlo.
senza pregiudizi, senza indirizzi che non, se non quelli di cui ha parlato adesso il professor Veronesi, e cioè rendere il miglior servizio possibile ai cittadini, al minor costo possibile. Altre domande? Prego. Io volevo solo chiedere una sintesi, cioè voi avrete dato degli indirizzi a questa commissione tecnica, ascolterete i loro pareri, volevo capire se ci può dire nella legislatura per punti, oltre alla soppressione dei ticket, quali sono insomma i punti qualificanti della riforma che avete in mente. Noi abbiamo effettuato una comunicazione in giunta che dice quali sono le linee guida del lavoro della Commissione. L'obiettivo è quello che chiediamo alla Commissione, quello di proporre linee strategiche e indirizzi attuativi per facilitare le decisioni, per arrivare a uno sviluppo del servizio sanitario e sociosanitario lombardo, anche aggiornando le disposizioni legislative alle modifiche delle esigenze e delle condizioni economiche. La complessità della società lombarda, non solo lombarda, ma noi ci occupiamo di questo, è tale ed è una complessità in continua evoluzione rispetto a 20 anni fa, ma rispetto a 10 anni fa, anche 5 anni fa. Ci sono delle diversità di cui dobbiamo tener conto, dobbiamo valutare, e quindi il compito della Commissione è di fare la fotografia oggi del sistema così com'è e di dirci se anche in prospettiva di quello che è la previsione dell'evoluzione dei vari sistemi può funzionare. Noi abbiamo indicato alcune, a titolo esemplificativo, alcuni punti che, se volete, poi vi distribuiremo, perché è una comunicazione che ho fatto in giunta. Per esempio, sviluppo di protocolli di appropriatezza dell'evidence based medicine. Sono temi molto specifici, ovviamente, no? Però vogliamo entrare anche nel dettaglio e consentire alla Commissione di fare una valutazione, ripeto, indipendente sull'efficienza del sistema sociosanitario lombardo e di dirci dal loro punto di vista. Abbiamo tutti super esperti, non solo esperti, persone di grande esperienza che conoscono bene la medicina, che conoscono tutti gli aspetti del sistema e che conoscono bene il sistema lombardo, senza pregiudizi, dirci che cosa pensano del sistema così come è organizzato e di come meglio possa evolvere, con l'unico obiettivo di dare un miglior servizio ai cittadini, punto. E questo è. Dopodiché è una commissione che avrà modo di valutare, di fare tutte le valutazioni, le considerazioni, ma è un rapporto molto open, molto aperto. Ci aspettiamo, io mi aspetto grandi cose, grandi idee, grandi proposte innovative da parte della Commissione, sono molto curioso e interessato e voglio garantire, l'ho già detto prima e lo ripeto, al professor Veronesi e ai membri della Commissione la massima e totale libertà di azione e di proposta. Dopodiché valuteremo le proposte che arrivano e le metteremo in atto man mano che arriveranno. Prego. Grazie. Mi è sembrato di capire dalle parole del vicepresidente Mantovani che non è detto che venga soppresso il ticket, che si sta valutando anche in base alla necessità di quadrare. No, non lo so, lo diceva prima, per capire. Ho già detto, il ticket abbiamo già detto. Abbiamo detto che la Commissione valuterà tutto e quindi volete farmi dire. Da vedere. Anticipare valutazioni che farà la Commissione. Sono solo un semplice avvocato io, non mi permetterei mai. Bene, grazie.